Presidente, importanti risultati e grandi programmi. Obiettivo Sud? Obiettivo Sud, ecco, la prosperità del Sud riposa obiettivamente anche sul fatto che si superi quel vincolo di dotazione infrastrutturale, che a parità di questo vincolo noi cerchiamo di fare il meglio possibile. Nell'arco di 5-6 anni la situazione migliorerà enormemente, dobbiamo avere pazienza, mi sembra che le cose siano imboccate bene a livello di dotazione infrastrutturale. Con questo vincolo ben presente, Trenitalia cosa fa? Come è stato visto, è stato ben presentato, cerca di collegare le realtà non solo lungo le grandi trasversali, le grandi, diciamo così, dorsali storiche, tradizionali, ma anche città con città, in modo tale da cominciare a creare quella connubio importante di prosperità sociale, culturale, ambientale, che in un ambiente molto sostenibile tra l'altro e anche condiviso, quindi un trasporto che permette di creare realtà minori ma non per questo meno importanti, perché la mobilità si è scoperto che ormai sono tutti consapevoli è il vero benessere, crea veramente tanto benessere, il sistema della mobilità integrata, condivisa ci spinge ancora a fare sempre di più meglio. Ovviamente riconosco che abbiamo dei vincoli infrastrutturali importanti, è un retaggio storico che l'Italia si porta. Una particolare attenzione anche all'intermodalità. All'intermodalità, intanto è vero che abbiamo visto nella cartina dell'Italia ben disegnata quali erano i rapporti che si stanno portando avanti in termini anche di work in progress, perché molti aeroporti, per esempio, che le infrastrutture siano collegate tramite un'arteria ferroviaria che poi è dei vettori, per quanto ci riguarda possibilmente Trenitalia, in un ambiente altamente competitivo è veramente importante. Oggi abbiamo visto che ci sono treni che arrivano direttamente negli aeroporti, ci sono aeroporti collegati con le città a linea ferroviaria, dobbiamo decongestionare al massimo e la ferrovia ha questa grande abilità di essere veramente certa che la relazione è quella, ovviamente.